artistico e culturale che gli riconosce e perché ha fatto crescere in città una cultura cinematografica e continua a far crescere una cultura cinematografica di quel cinema di qualità che vuol dire Bergamo Film City. Passiamo alla consegna dei premi della sezione Visti da Vicino. Grazie a tutti i nostri affezionati spettatori, ringrazio tutto il pubblico di Bergamo Film Meeting. Visti da Vicino è una sezione che si occupa di cinema del reale o documentari, se preferiamo continuare a chiamarli così, ed è una sezione competitiva che da alcuni anni appunto ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero di spettatori. Il premio si intitola La Sorte dell'Usina, diciamo in omaggio all'origine del cinema, quindi ai fratelli Lumière, ed è un premio del valore di 1.000 euro, ma io ovviamente vi anticipo la menzione speciale che va a Ansuler, Islander o Isolani, Stefano Guerrero. In una maniera fantastica è riuscita a raccogliere in un microcosmo tutte le tensioni e tutte le contraddizioni del macrocosmo, e l'ha fatto in una maniera ordinata e pulita. Il premio La Sorte dell'Usina è stato all'unanimità, credo, attribuito a Podar la pelle, The Spy Within, Cambiare pelle, Ghiaccio. Segue il percorso difficile, a tratti doloroso, che va dalla propria verità verso la verità dell'altro, in un susseguirsi di trattative pacate ma anche accese, di riflessioni sulla propria etica, sulla necessità di arrivare ad un punto di sintesi e di incontro. Abbiamo apprezzato la verità e abbiamo apprezzato soprattutto la capacità di trattare per far emergere la verità, che è poi nella natura di chi fa sindacato e soprattutto della CGIL. Passiamo al premio per il miglior documentario CGIL Bergamo, che è invece il premio che avete attribuito voi del pubblico. Il premio viene assegnato a Mamma Sita di José Pablo Estrada Torrescano, Messico, Germania. I would like to thank you very much for this award. I was not expecting it, to be honest. I'm very happy that the audience has liked my film and that we received this award. Possiamo passare adesso ai premi invece della sezione Mostra Concorso. Quest'anno abbiamo un nuovo premio che è stato assegnato da una giuria internazionale. Premettendo che si è molto apprezzato il lavoro di selezione dei film in concorso, la giuria, dopo piacevolissime riflessioni, abbiamo mangiato anche benissimo, ha deciso di premiare per la maturità, la precisione di stile e la sensibilità di racconto A Decent Man del rumeno Adrian Argu, film capace di evocare con mano scura e stile personale i turbamenti e le sottili potenze sentimentali dell'uomo contemporaneo. Adrian Marco ha scritto appunto un ringraziamento per voi. Mi sono davvero goduto la permanenza a un festival così bello in una così bella città. Spero prima o poi di tornare. Grazie mille davvero. Terzo premio della 37esima edizione di Bergamo Film Meeting della mostra concorso va al film Obey di Jane Jones. Il secondo premio Bergamo Film Meeting va al film Granice Kishe, Borders, Raindrops di Vladimir Suda e Nikola Mihovic. It took us a long time and we were helped by the creativity
commitment and persistence of many good talent that we found there, including the actor Vahidin Prelic, who was with me on Tuesday presenting the film. So I can't tell you how excited we are to receive this award. So all I can say, thank you Bergamo audiences for loving our film. We love you too. Bergamo e Lombardia Ovest. Auspico che il percorso possa essere continuamente ulteriormente alimentato con l'aiuto di tutti, con il supporto di tutti, affinché si possa realizzare, non dico almeno altrettanto 37 anni, quantomeno, e altrettanto successo. E penso che il ritorno di un pubblico così numeroso e appassionato ne sia lo stimolo maggiore. Il prossimo premio del Bergamo Film Meeting Ruby Bank va a El Moto Arrebatador, Agustino Toscano, che è il film del Franco 2018 e il mio premio Dante di Pezzatino. Nunca antes habíamos recibido un premio otorgado por la audiencia. Grazie mille per questo premio, è un grandissimo onore il fatto di ricevere un premio dal pubblico, perché mi rendo conto in questo modo che il mio film è un buon film e non solo per le giurie ma proprio anche per il pubblico, e questo è davvero importante, quindi vi ringrazio molto il festival per aver scelto il mio film e grazie per il premio. Io penso che sia stata un'edizione davvero memorabile, dall'apertura di venerdì passato a tutto quello che è successo durante la settimana, la qualità del film, le sale piene, le presentazioni commoventi di Leo, cioè, impressionante. 40 anni fa avevamo un orizzonte che ancora è ironicamente segnato nel nome della cooperativa, la 80 film, gli anni 80 ci sembravano il futuro, siamo nel 2019, credo che nessuno allora avrei mai neanche pensato di arrivarci. Secondo me questo è il festival infinitamente più bello di come ce lo siamo mai immaginato noi. Grazie ragazze soprattutto, che a coloro che hanno preso in mano il nostro piccolo sogno di allora, che l'hanno fatto diventare questa cosa che è. Dal 7 al 15 marzo 2020, 6 marzo, Teatro Sociale, con la grande, sarà spero una grande sorpresa per iniziare la prossima edizione. Grazie ancora.